Eccoci quindi qui ragazzi, allora faccio il video subito dopo fuori lo stadio per parlare molto brevemente di questa partita. Roma-Fiorentina finisce 2-2, risultato che non serve a un cazzo se non altro per guadagnare un punto sulla Lazio uscita sconfitta in casa della Spal, ma per il resto non serve veramente a nulla. Vi dico la verità, rispetto ad altre partite ho visto una Roma un pochino più agguerrita, un pochino più determinata, gli errori sono infiniti e non sto veramente qua ad elencarveli tutti. Però si può dire che nonostante tutto la squadra secondo me ha provato quantomeno a segnare fino alla fine. Il problema è che i giocatori sbagliano tanti passaggi, tante misure semplici di passaggio. Cristante ha sbagliato una marea di palloni, ma non solo lui, e la squadra ha dimostrato di essere ancora in grande confusione. C'è da dire che abbiamo incontrato un avversario che secondo me è l'unico avversario in questo momento messo peggio di noi. Cioè, Roma e Fiorentina in questo momento secondo me sono molto simili, perché tralasciando la Coppa Italia, che vede ovviamente loro avanti, e in campionato siamo due squadre che potrebbero fare tanto e in realtà non fanno nulla. Due squadre che potrebbero a livello di rosa essere tranquillamente molto più in alto, invece si dividono la posta in palio, e una situazione di classifica che non è bella per nessuna delle due squadre. Ho apprezzato la voglia di pareggiarla sempre, ho apprezzato la voglia di pareggiarla subito dopo un minuto con un gran gol di Zaniolo, che ritrova il gol dopo diverse settimane. Ho apprezzato la voglia poi di trovare il 2-2 con un bel tiro di Perotti, anche se bisogna dirlo abbiamo avuto abbastanza sfiga sul pareggio sul 2-1 di Gerson, che tra l'altro ovviamente doveva segnare contro di noi. Ero convinto che alla fine ci avrebbero segnato loro perché di solito quando ci sono questo genere di partite finisce sempre male per noi. Invece alla fine si può dire che il 2-2 è il risultato più giusto. Lo ripeto, è un risultato che non serve a nulla, non serve veramente a nulla, però lo prendo come meglio di una sconfitta. Considerando che io non vengo quasi mai allo stadio, questa era la seconda volta che sono venuto allo stadio ed è il secondo 2-2 che mi vedo di fila, visto che settimana ormai mesi fa mi vidi Roma-Chievo, anche se in quel caso il pareggio fu molto più disastroso perché vincevamo 2-0 e ci siamo fatti rimontare di due gol. Ancora la situazione di classifica ci permette di essere messi bene, comunque di non aver paura, perché comunque nonostante il disastro che stiamo facendo siamo ancora a meno 4 dal quarto posto ed è una cosa veramente scandalosa se pensiamo a quanto schifo stiamo facendo non solo ultimamente ma in generale in tutta la stagione. Quindi a livello di classifica ancora abbiamo un po' di speranze. Fatto sta che sono tre partite consecutive che non vinciamo e due di queste erano in casa, e ok che il Napoli era molto molto forte e quello ci sta, però con la Fiorentina, con questa Fiorentina secondo me tu dovevi vincerla, avevi tutte le carte in regola per vincerla e purtroppo mi duole dirlo, ma con un geco così segnare è veramente difficile perché oggi, ma non solo oggi, ha dimostrato veramente uno stato di forma pietoso. Ha sbagliato un sacco di tiri, ha tirato una ciofeca con tutto lo specchio della porta a disposizione in bocca alla Font. Male, male, male. Mi dispiace per Geco, ma sembra veramente giunto la fine del suo periodo a Roma. Mi dispiace, però è giusto che la Roma riparta da un attaccante diverso, che spero non sia Schick, ma dubito sia Schick, visto quanto sta facendo anche lui male nelle ultime settimane. Detto questo, ragazzi, allora, ve l'ho detto, questo è un breve video che faccio qua fuori lo stadio. Niente, vedremo un po' la prossima partita, sarà in casa della Samp e quindi sarà veramente veramente tosta, però abbiamo il dovere di provarci. Finché la matematica non ci dice non sarete neanche in Europa League, dobbiamo almeno sperare di riuscire a raggiungere il quarto posto. Non ce lo meriteremmo assolutamente, lo dico proprio tranquillamente, però ci dobbiamo provare. Poi alla fine vedremo un po' chi effettivamente si sarà meritato di andare ai gironi di Champions League. Detto questo, ragazzi, allora un saluto dal vostro vedettore giallorosso. Scusate la qualità del video, ma prima ve lo porto meglio, eh. Se aspetto di arrivare a casa lo faccio l'anno del mai. Un saluto e sempre comunque, forza Roma. Ciao ragazzi.